Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vediamo come dare presenza a kick e basso per renderli ancora più intelligibili nel mix utilizzando dei semplici filtri e un generatore di armoniche. Il tutto completamente free. Questo ovviamente è uno dei vari passaggi che a me piace fare per migliorare il suono e la presenza dei vari strumenti. Ci sono altri metodi? Sicuramente sì. Però, per la mia esperienza e per i lavori che ho il piacere di fare, dal reggaeton all'indie al pop, questo metodo funziona sempre. Oggi usiamo dei plugin totalmente free o comunque in stock con la nostra DAW. Ce ne sono ovviamente di migliori, poi ne vedremo alcuni, ma iniziare con dei plugin gratis o in stock ci permette di conoscerle meglio il funzionamento e capire man mano di cosa avremo bisogno in futuro. Quindi, prima di iniziare, vi invito a iscrivervi a questo canale e a cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Ora andiamo a vedere e a sentire. Ascoltiamo il brano. Qua abbiamo un po' di istanze di boom con kick, claps, hi-hats, un basso, massive, un piano, exhale the output, un pad e un altro basso. La prima cosa che facciamo è disabilitare il sidechain, quindi chiudiamo il compressore del basso in sidechain e ascoltiamo basso e cassa insieme, aprendo però un analizzatore di spettro sul master in modo da vedere il contenuto di frequenze che portano cassa e basso. È vero che sarebbe meglio fare tutto a orecchio senza badare troppo ai numeri, ma un aiuto grafico è sempre comodo averlo. Quindi vediamo come si comportano kick e basso. Ok, un buon contenuto di basse frequenze, come è giusto. Vediamo la cassa da sola, mixata, quindi un compressore, un EQ con i filtri, e avevo aggiunto questo Cosmos di Nomad Factory. Questo non ricordavo di averlo usato. È un harmonic exciter molto interessante, ve lo faccio sentire. Mettiamolo in bypass, così è senza, così è con. Io gli ho voluto dare un po' di basse frequenze in più, un po' di punch, poca roba. Leggero, ma fa veramente parecchio. Nomad Factory è una di quelle ditte di cui non si parla praticamente mai e non riesco a capirne il motivo, perché ha dei prodotti veramente interessanti. Oltre a Cosmos vi consiglio di guardare almeno altri tre prodotti che mi hanno stupito: Echoes, Magnetic 2 e Pulse Tech EQs. Vi metto il link qua sotto perché sono veramente belli. Ora vediamo il basso. Un po' meno frequenze alte rispetto alla cassa, comunque le sue basse ovviamente le ha. Prima di intervenire sul suono con compressori, equalizzatori, effetti di ogni tipo, è fondamentale che il suono sia programmato bene o, nel caso di materiale registrato, ad esempio voci, batterie o altro, sia registrato bene con i microfoni giusti, la giusta posizione dei microfoni, il giusto volume di ingresso e anche con i preamplificatori più adatti. Una volta che ho scolpito il suono, posso decidere di trattare questo suono come voglio, quindi iniziamo con un compressore per tenere controllata la dinamica di questo suono. Quindi Dynamic Compressor Limiter, quello base di Pro Tools. Qui voglio solo controllare il suono senza dargli troppo colore per ora, quindi Release e Attack MIDI. Abbassiamo un po' la threshold, la teniamo minima, un po' di ratio, facciamo sempre una B col bypass, fin troppo, deve essere minimo. Non deve fare chissà che per ora. E poi posso recuperare comunque col gain. Posso anche scendere un po'. Però sentite come già cambia il suono. Un po' di meno. Lavora poco, ma lavora. Non male. Così. Non voglio che mi cambi il suono, deve solo controllarmelo. Ora apriamo un EQ, attiviamo il filtro pass alto,
usiamo il dB per ottava più alto che abbiamo, quindi 24 dB, e aprendo l'analizzatore di spettro ascoltiamo basso e kick, salendo con la frequenza del filtro in modo da pulire sì il basso ma anche la cassa e quindi rendere perfettamente intelligibili tutte le basse frequenze. Sentiamo e vediamo cosa succede. Saliamo ancora. Ok, qua è troppo, quindi un po' meno. Verso i 70 più o meno era interessante, qua in giro. Ok, vediamo qua. Senza. Con. Senza. Vedete qua, in questa zona, come cambia? Con. Qui tutto più pulito quando non c'è la cassa. E c'è solo il basso. Ottimo. Facciamo la stessa cosa qua in alto, sempre sul basso, quindi apriamo il filtro passa basso, dB per ottava 24 e cerchiamo di togliere un po' di alte, non molte, però sui 4000 più o meno è buono, ecco, una cosa del genere, molto più pulito, più preciso, ottimo. Controlliamo questo basso anche graficamente. Guardate qua. Molto meglio. E ora controlliamo anche la cassa. EQ. Qui avevamo già messo un filtro passa alto a 30 Hz. Buono. E in alto siamo sui 7000. Mi pare, sì, esatto. Vediamo di scendere ancora un po' se possiamo. Sentiamo senza e vediamolo anche qua, con senza, vedete qua in alto quanto c'era, guardate qua, togliamolo, ecco, ecco lì, e qua con molto più pulito. Questi accorgimenti coi filtri su kick e basso, ma in generale anche su tutti gli altri strumenti, voce compresa, ci permettono di pulire meglio le bande estreme del suono, quindi basse e alte, dandoci la possibilità di alzare maggiormente il volume sia in mix sia in mastering. Ovviamente è tutta una questione di equilibrio, non devo tagliare troppo sotto ma neanche troppo sopra. In questo modo pulivo i suoni mantenendone però le caratteristiche principali. Anzi, miglioreranno perché saranno più intelligibili e più di impatto. Ovviamente c'è ancora un sacco di lavoro da fare, ma questo è un ottimo modo per iniziare a impostare un buon mix. Un'altra cosa che trovo molto utile sul basso è aggiungere un generatore di armoniche. Darà più colore al suono e ci permetterà di percepirlo meglio in casse piccole, in primis laptop e cellulari. I primi plugin che mi vengono in mente sono Waves Saphira e Plugin Alliance Black Box Analog Design. Entrambi molto belli, costano anche abbastanza poco se trovate le offerte, ma oggi usiamo un plugin completamente free che si chiama M Saturator di Melda Production. Eccolo qua. Ascoltiamolo. Bypass. Ok, così inserisce solo del volume, sembra. Vediamo i parametri. Input, output, dry wet per la parallela, che non è niente male, e harmonics. Abilitiamoli. Ovviamente adesso che è tutto zero non sta lavorando. Proviamo a alzare la seconda e terza armonica, anche la quarta e quinta. Niente male. Terza. Così no, perdiamo proprio il suono. In sottrazione invece non mi dispiace. Quarta armonica, senza esagerare, sempre.
e quinta. Quinta mi piace. Già bella. Bella aggressiva. Ovviamente il volume è aumentato ancora, quindi compensiamo con l'output e scendiamo in modo che il bypass sia simile al processato. Guardiamo anche i livelli, ovviamente, qua. Un po' di meno. Ancora un po' meno. Ok, così ci siamo. Ascoltiamo ora solo basso e batteria. Ho chiuso già i synth. Senza. Molto meglio. Un po' più aggressivo. Anche con l'altro basso suona bene. Sentiamo tutto quanto. Decisamente meglio, il suono è più presente, più incisivo, emerge meglio nel mix senza essere troppo invadente. Ovviamente possiamo usare qualunque EQ, qualunque filtro o qualunque saturatore o harmonic generator. L'importante è provare, sperimentare e capire se questo procedimento, come altri, ci può aiutare a migliorare effettivamente il suono. Quindi vi invito a provare questa tecnica, a usare anche altri plugin e se avete suggerimenti, alternative, dubbi, richieste o domande, scrivetemi nei commenti. Ciao, al prossimo video!